Prenderò una relazione abbastanza breve perché il documento approvato dal Comitato Centrale, secondo me, è una sintesi ottima per aprire una discussione nel nostro partito che avvierà una nuova fase. Mi auguro di crescita del partito, dell'organizzazione e soprattutto della necessità di mantenere aperta la questione comunista in Italia, in Europa e nel mondo, nelle varie forme. Infatti l'ultima frontiera dell'attacco alle conquiste dei lavoratori, portata avanti dal governo Renzi e più in generale dalla cultura neoliberista, all'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, è secondo me la fotografia della metamorfosi, quasi purtroppo definitiva, del percorso dalla fine del PC ai giorni nostri. Attacco durissimo sul piano sociale, sul piano culturale e su quello politico. Appunto, come viene detto, il totem è da abbattere, come a decretare il passaggio da un'era all'altra della storia. Del resto, l'articolo 18, già indebolito in alcune parti essenziali, poco influente già dal governo Berlusconi, oggi viene spazzato via. Ma bisognava appunto cancellare anche il significato simbolico di un diritto del tutto naturale, anche in una società capitalistica, soprattutto quando migliaia e milioni di lavoratori in Occidente vengono espulsi dal processo produttivo. Punto, serviva un segnale simbolico, ideologico, fatto in nome della crisi, una battaglia più ideologica che reale, perché in questi anni, altro che articolo 18, sono stati fatti licenziamenti di massa, intere fabbriche hanno chiuso, interi settori pubblici ed interi settori privati. Questa battaglia ideologica, antipopolare, antioperaia, secondo me ritroviamo l'onda lunga del craxismo dell'84 sul taglio della scala mobile, vi ricordate? Ma a differenza di allora, oggi non c'è più né un grande partito di massa né un sindacato di classe, cose che sarebbero indispensabili per fronteggiare la rivincita di classe contro il mondo del lavoro. Non c'è più il PC e la CGIL, che per fortuna reagisce, forse in forma tardiva, ha troppo atteso ed accettato le compatibilità del sistema. Compatibilità anziché contrastarle. Di fronte a questo mix micidiale di attacco ai diritti materiali e alla rappresentanza democratica, la nostra inadeguatezza si vede con forza. Marginalità, la percezione di essere del tutto marginali, di non essere utili, non dico alla rappresentanza del mondo del lavoro, ma almeno di un pezzo di essa, di una opinione quantificabile. Crisi nostra del PDC, ma in generale in Italia di tutta la sinistra. L'analisi compiuta all'ultimo congresso straordinario del luglio 2013 è valida, secondo me, validissima. Tuttavia, molte cose sono cambiate. Ad esempio non c'era il governo Renzi, non c'erano state le elezioni europee, tra le altre cose causa anche dalla uscita del partito di alcuni ex dirigenti del nostro partito stesso e delle dimissioni in blocco di 6 componenti la segreteria nazionale del partito. Non c'era la guerra in Ucraina, seguita al colpo di Stato di destra orchestrato dall'imperialismo americano. Non c'erano state le elezioni regionali e comunali in importanti realtà dell'Italia. Tutti i fatti che a più di un anno dal congresso, la cui linea rimane valida, ricordo solo il titolo, Costituzione, Sinistra e Comunisti, tuttavia hanno bisogno di una seria riflessione. Possiamo dire che a un anno dal congresso la conferenza d'organizzazione sarebbe stata necessaria, per così dire, anche in tempi normali. Noi la ipotizzavamo prima delle elezioni politiche del 2013, come necessità, prima ancora della rottura con Bersani e prima di rivoluzione civile. Poi la situazione precipitò
ci fu il congresso straordinario del partito. Oggi è più che mai necessaria, anche alla luce del mutato e peggiorato contesto generale e della crisi che ha investito il gruppo dirigente nazionale, con le dimissioni, come dicevo prima, e successivamente con la richiesta respinta dal Comitato Centrale delle dimissioni del segretario e della segreteria che era rimasta. Una conferenza dunque che deve adeguare la linea, la tattica e soprattutto, qui è il punto centrale, l'organizzazione del partito, l'unità del partito, e valutare e rinnovare il gruppo dirigente complessivo del partito, che come da impegno per quanto riguarda il sottoscritto e la segreteria nazionale, che ricordo è pienamente legittima e legittimata, si presenteranno dimissionarie al prossimo comitato centrale, che credo la compagna Palermi convocherà a breve giro di posta per la prossima settimana. In primo luogo, anche per dare corso, se verrà approvato il documento, a quanto previsto dalla base della conferenza stessa, vale a dire la necessità di adeguare anche del numero di organismi nazionali del partito, la segreteria, il numero degli organismi anche periferici, il comitato centrale lo cambia solo il congresso, ma c'è anche lì la necessità di una seria riflessione, verifica numerica e politica degli effettivi partecipanti, oltre ovvio a Tettennari, che nel frattempo è uscito dal partito e ne faceva parte. Dunque, quando chiedevo di sospendere fino ad oggi le dimissioni e non accettare l'azzeramento della segreteria, non era un atto di arroganza, ma la necessità di andare più uniti possibile a questa conferenza. Ritengo appunto che questa organizzazione del lavoro, il documento fatto, hanno in qualche modo recuperato un rapporto unitario oltre alla necessità dell'iniziativa politica. È centrale, e pensavo che quel punto centrale che lo avesse risolto il congresso, vale a dire che tuttora permangono nel partito difficoltà, differenze, ma non differenze all'interno di un quadro generale. Talvolta c'è anche quasi una rassegnazione sul fatto che noi non ce la possiamo fare a prescindere. Io pensavo che quella domanda fosse stata risolta al congresso, se era ancora attuale una forza comunista autonoma in Italia. Il titolo della nostra conferenza è impegnativo, ambizioso, ed è ovvio che è affermativo, dirò dopo. Tuttavia, secondo me, parlo per il PDC, quella richiesta che ad alcuni parve brutale. Chi non crede più nella possibilità dell'esistenza e dello sviluppo del PDC e della questione comunista, è giusto che lo dica. La fece il compagno D'Imberto a seguito della sconfitta elettorale. Secondo me è ancora di attualità. Lo dico con il massimo rispetto, con una cultura e con una pratica inclusiva che nessuno mi può rinfacciare. Tuttavia occorre una riflessione seria, perché se noi mettiamo al centro, come facciamo con questa conferenza e come abbiamo fatto con il congresso, la storia dei PC per costruire o tentare di ricostruire non il Partito Comunista Italiano, che non si può più rifare, purtroppo, ma per costruire un partito nuovo, ai tempi d'oggi, con quella politica, un partito nuovo, non possono esserci diversivi. Occorre per questo obiettivo del partito, di un partito meno precario, mettiamola così, non l'unità. Servirebbe la compattezza del gruppo dirigente, che non solo non limita il dibattito, ma addirittura dovrebbe, a mio modo di vedere, scatenare una competizione anche nel partito su come raggiungere l'obiettivo del partito comunista più forte. Ma questa è la cosa preliminare. Dubbi, perplessità, li rispetto, sono più che legittimi. Io non demonizzo chi è uscito in maniera sincera dal partito, chi lo ha fatto con disinteresse,
perché magari pensa e pensava che una soggettività non più comunista si possa rappresentare meglio i lavoratori in questo secolo. È legittimo, va al contrario condannato e stigmatizzato chi è uscito dal partito dopo aver avuto cariche elettive, istituzionali di vario livello, con soldi e vitalizi appunto per tutta la vita, grazie al nostro partito. Occorre chiarezza, occorre libertà, occorre civiltà. E al tempo stesso noi in questo contesto abbiamo risorse limitatissime per l'attività politica. In molti anni, ed anche adesso, il PDC è parso precario, sempre sotto stress, con l'ossessione che le alleanze elettorali potessero salvarlo o ucciderlo, a seconda degli esiti. C'è un dato oggettivo che tuttavia per me non costituisce un peccato originale, quello di essere nati nel 98 per salvare, tra virgolette, un governo e un'alleanza. È un dato oggettivo, però che deriva da una cultura non riferita a quel governo, a quella coalizione, ma ad una visione generale, nazionale, della società. Togliatti, con il PCI ancora fuori legge, tornato dall'esilio, parlò che il PCI doveva diventare un partito di massa e un partito di governo. Il PCI era fuori legge e intraprese la strada dell'unità antifascista, del governo Badoglio, della via italiana al socialismo e della democrazia progressiva. Quella cultura generale va ripresa in pieno. Tuttavia, qui sta il punto, secondo me, della grande lezione del PCI, da Gramsci a Berlinguer, che la cultura del partito, del potere, nella nostra cultura leninista, la si ha anche dall'opposizione. Quel quadro del 98 non c'è più, il centro-sinistra non c'è più, è morto, e non per nostra responsabilità. E qui viene l'altra lezione del PCI. Unità, diversità, autonomia. Se, come per alcuni è, il 98 fosse un peccato d'origine, l'equazione sarebbe morto il centro-sinistra, morto il PDC, o peggio ancora per taluni, finiamola qui perché non c'è più speranza. Adesso possiamo dirlo, secondo me, senza urtare nessuno, perché a chi ci accusava di essere contaminati allora dal governo, ricordate il PRC, ha avuto tutti e tre i suoi segretari, ministri e presidenti della Camera, Giordano, Ferrero e Bertinotti. Non si trattava solo di salvare il governo, ma la possibilità allora di salvare anche il PRC come partito di massa. Oggi, al contrario, ammesso che ci fosse uno spiraglio a ricercare a livello nazionale un approccio con il PD, sarebbe la fine definitiva per noi. Noi saremmo spazzati via per sempre. A quel punto prevarrebbe la logica della subalternità e dell'entrismo che non appartengono alla cultura comunista italiana. Da un lato dobbiamo prendere atto della realtà senza rassegnarci e nelle lotte cercare alleanze sociali, mutare o tentare di mutare i rapporti di forza, sapendo al tempo stesso che la sfera sociale della lotta non può essere mai distinta da quella politica. Questo è ciò che ci differenzia dal movimentismo, dall'estremismo e dal massimalismo. Altre cose sono le realtà periferiche delle alleanze, dove noi scriviamo con chiarezza, svelenendo anche un dibattito e malintesi tra di noi, che attraverso una nostra progettualità del partito, e qui sta anche il mix programmatico, noi in qualche modo sulla base dei nostri programmi definiamo il livello delle alleanze. Non c'è una linea definita per sempre. Del resto qui viene l'altra lezione del PCI. Il PCI cacciato dal governo, dalla maggioranza, già negli anni del dopoguerra e poi dalla solidarietà nazionale, il PCI non ruppe mai le alleanze negli enti locali. Ricordo, ero sindaco in un piccolo comune, mentre il PCI del PCI e mentre veniva cacciato, noi governavamo, amministravamo con socialisti, repubblicani e parte avanzata della stessa DC. Oggi
non esiste nessuna possibilità di riedizione del centro-sinistra. E rispetto al congresso non solo si è chiusa quella fase del centro-sinistra, con il governo Renzi, se possibile, lo spostamento del PD a destra è avvenuto, non va mai dimenticato, con un consenso di massa, seppure anche qui il nostro lavoro deve esserci fortissimo, dentro una grandissima astensione. È marcato quello spostamento a destra sul terreno politico, su quello sociale e su quello culturale, con un attacco micidiale ai partiti, al Parlamento, alla Costituzione, realizzato con un asse costante con Berlusconi e con la destra. Siamo in presenza, secondo me, di un vero e proprio governo di centrodestra, costituito su base extraparlamentare, con un presidenzialismo di fatto avallato e iniziato con il governo Monti, con un ruolo grave del Presidente della Repubblica, che ormai ha assunto le funzioni di ispiratore e protettore di Renzi. Gravissime le sue affermazioni, quelle di Napolitano dei giorni scorsi, che incitava a togliere l'articolo 18 perché elemento di conservazione. In tutto ciò, a mio modo di vedere, c'è la camicia di forza dentro questa cornice che tiene l'attacco al mondo del lavoro, ai sindacati, ai partiti, al suo stesso partito, e la riforma costituzionale, tra virgolette, una vera e propria controriforma, che relega l'unica Camera eletta a suffragio universale ad un ruolo marginale, una legge elettorale che si prospetta con sbarramenti altissimi e, come sembra, con soglie altissime sia per chi si coalizza sia per chi non si coalizza, con una logica americana di due al massimo tre partiti. Il nuovo Senato di nominati non avrà nessun ruolo rispetto al governo, se non quello, secondo me, di aumentare l'antagonismo tra i livelli istituzionali della Repubblica, tra regioni forti e quelli deboli, oltre all'abolizione non già delle province, ma dell'elezione a suffragio universale delle province e del Senato. Noi comunisti italiani da tempo avevamo, ci sono gli atti dei congressi, capito del mutamento profondo dei connotati della nostra Repubblica. E quando mettevamo al centro i tre cerchi concentrici, Costituzione, Sinistra e Comunista, parlavamo non solo a noi, parlavamo fuori di noi, ma per i nostri limiti, scarsa consistenza e il lavaggio del cervello mediatico non siamo stati capaci di farci ascoltare. Tornano i soliti e spietati rapporti di forza. Ma la fine del PC, l'abbandono totale di tutti gli strumenti della critica alla società capitalistica, ha confuso, illuso anche chi è sentito forte. Bersani pensava di aver vinto chiudendo a sinistra e il giorno dopo è stato fatto fuori. E Grillo, che poteva per la prima volta condizionare su alcune parole d'ordine forti lo stesso Bersani e il PD, ha fatto la politica del tutto nulla per ottenere nulla. Letta poi Renzi, quindi non solo congressi, ma anche iniziative abbiamo cercato di sviluppare. La Costituzione, siamo stati gli unici, si ricorderanno i compagni, in quella grande assemblea al Frentani, a difendere i ruoli dei partiti contro il vortice dell'antipolitica e della società civile. Abbiamo cercato, nei nostri limiti, di realizzare, di dare un contributo ad un fronte della sinistra, perché era un pezzo della nostra linea. E quando siamo stati nella sinistra del lavoro, un pezzo di quella linea cominciava nelle RSU a camminare dentro il mondo del lavoro. Ma siccome anche a sinistra, secondo me, c'è un fastidio verso i comunisti, quell'esperienza è stata utilizzata più a scopi elettorali che sociali. E noi avevamo proposto, proprio per le europee del 2014, avevamo proposto di andare insieme alla trattativa con quella che sarebbe stata la lista Tsipras. Noi però prima avevamo proposto a Ferrero la lista comunista, una lista comunista aperta, che aggregasse pezzi del lavoro
del sindacato e di tutta la società, e parlasse ai giovani per un'Europa diversa, non contro l'Europa in quanto tale, come si dice, ma contro questa Europa, l'Europa dei finanzieri, per un'Europa del lavoro che ha generato ostilità, ha spostato a destra la crisi, e molti partiti di destra oggi hanno la maggioranza quasi assoluta in Francia e in altri paesi. E noi che siamo internazionalisti dobbiamo lanciare un grido di allarme per una Europa diversa, quella del lavoro. E non è un caso che quando facevamo la battaglia contro lo scioglimento del PCI, la nostra mozione si chiamava per una democrazia socialista in Europa. Contestualmente ai comitati della Costituzione e a tutta la sinistra che abbiamo proposto un incontro per le europee, per avere una piattaforma programmatica di iniziative di mobilitazione che doveva concludersi ad aprile di questo anno, prima delle elezioni. Perché, come dicevo, i vincoli europei che scriviamo nel documento hanno dato un colpo sostanziale, non in senso nazionalistico, ma in senso sociale alla sovranità nazionale, con l'obbligo di inserire nella Costituzione il pareggio di bilancio. Ma è un obbligo ipocrita, perché in effetti anche in quell'ottica di pareggiare i bilanci, noi non siamo per sperperare le risorse, si potrebbero realizzare forti economie su larghissima scala, nazionale ed internazionale, e rilanciare i salari, le pensioni, l'occupazione attraverso una patrimoniale differenziata sui capitali e sugli immobili. Fa specie che questa cosa la chiedano un po' anche ipocritamente gli imprenditori tipo Della Valle. E poi sull'evasione fiscale. Anziché bloccare lo stipendio e il contratto del pubblico impiego, anziché finanziare la NATO, gli F-35 e le nuove basi della NATO contro la Russia. Dunque, un governo di centrodestra con una politica di classe dove le forze comuniste di sinistra dovrebbero sviluppare una fortissima azione sociale. Di centrodestra e di classe si dice, ed è questa l'obiezione, che tuttavia le riforme devono essere il frutto di un compromesso. Io sono d'accordo, le riforme istituzionali si fanno con tutti, e questa anche la lezione del PCI di Togliatti. È giusto che Forza Italia, 5 Stelle e altri partecipano al momento della riforma più sostanziale. Ma quali riforme? Meno democrazia, meno diritti. E non è vero che il PD e Renzi le ha fatte con tutti. Qui sta il punto di classe, a mio modo di vedere. Renzi non ha concesso una virgola a sé, l'unica sinistra che è in Parlamento, né in termini di riforma del Senato, né sulle preferenze, per quanto riguarda la legge elettorale. La riforma contro riforma, dunque, non è di tutti, non è stata fatta con tutti, è di centrodestra. Anzi, voglio cogliere l'occasione, anche in questa sede, per ringraziare Sinistra Ecologia e Libertà, che ha svolto, per quanto ha potuto, una significativa opposizione parlamentare. Ma in realtà, purtroppo, non c'è stata, lo dobbiamo riconoscere, una significativa e forte opposizione sociale fuori dal Parlamento. Né i partiti di sinistra, né il sindacato hanno svolto significative mobilitazioni. La drammatica crisi, la perdita del lavoro e del salario, lascia attoniti e nella solitudine, in più i morti sul lavoro che continuano, l'assenza di un partito di massa che rappresenti i lavoratori, genera astensione, voto di protesta, populismi, spostamenti anche a destra. E la CGIL, per troppo tempo attanagliata nel dibattito riflesso del PD, secondo me non ha saputo imprimere per tempo una mobilitazione generale che frenasse la politica antipopolare del governo. Quando era in tempo, una controriforma sulle pensioni, e secondo me, alla odierna luce di questo scenario, grida vendetta
che la CGIL non abbia partecipato alla manifestazione del 12 di settembre 2013 per salvare e attuare la Costituzione. Io credo che anche quella manifestazione alla quale noi abbiamo partecipato tuttavia segnala una difficoltà più generale. In quella piazza del popolo piena, con uno spezzone organizzato del nostro partito, una grande presenza del Partito dei Comunisti Italiani, tuttavia in quella piazza i partiti non furono fatti parlare, vi ricordate? C'erano tutti, intellettuali, preti, l'unico che mancava era il soggetto partito. Tuttavia la CGIL rimane l'unica organizzazione popolare di massa e oggi nei fatti deve decidere, mi pare che stia decidendo, dopo l'articolo 18, se è ancora il sindacato di riferimento del PD oppure riprendere una vera autonomia dalle compatibilità imposte e dal governo e dalla UE. Sul terreno della rivendicazione del lavoro e della democrazia in generale, e soprattutto, qui sta il fatto che è mancato, dell'unificazione delle lotte politiche e delle lotte sociali, il partito di massa. Io faccio sempre l'esempio della guerra. Guerra in Iraq, grandissimo movimento, Genova. Poi oggi che la guerra fa migliaia di morti ogni mese, per non dire ogni giorno, nessuno si accorge più che c'è la guerra. I bombardamenti e le destabilizzazioni sono un fatto ordinario. Non solo la guerra in Ucraina, ma le tante guerre, proprio perché manca il partito di massa che organizza le lotte, che interloquisce con il movimento nelle diverse funzioni e autonomie, ma che abbia una visione generale delle lotte, che le traduca in politica, che sia un fattore rivoluzionario del conflitto, democratico, avanzato, e il sindacato di classe. Quante vertenze ci sono in giro per l'Italia, tante, tantissime, tutte segnate dalla disperazione, dalla frammentazione, perché non c'è più un grande soggetto sindacale che unifichi quelle lotte, anche sul versante della rivendicazione del salario. Il vuoto di lotte che c'è stato, noi diciamo che è stato uno degli elementi che ha fatto spostare a destra tutto l'asse politico, sociale e culturale dell'Italia. Noi in questo contesto saremo in maniera organizzata, il più possibile organizzata, nella manifestazione del 25 di ottobre a fianco della CGIL e della FIOM contro la politica antipopolare del governo. La sinistra non è stata capace di uscire in questo ambito esclusivamente dalla funzione elettorale. Funzione per carità importantissima, perché la funzione elettorale e la declinazione istituzionale per noi non sono fatti negativi, anzi lì noi vogliamo portare il conflitto, la democrazia, spostare avanti e lavorare per una società diversa. Ma tutti i tentativi fatti, a ben guardare, di seguito sono state esperienze elettorali e certe volte sono state più utilizzate, non da noi, come necessità di trasformare i partiti in liste e in movimenti. Tutti sono falliti, arcobaleno, rivoluzione civile, e secondo me la lista Tsipras, che pure ha avuto un importantissimo risultato, ha superato il quorum, ne dirò qualcosa, ma anch'essa è dentro una grave crisi, divisa ancora tra società civile e spezzoni di società politica, che se fosse stato per noi avrebbe avuto l'egemonia in una visione unitaria. Tutto ciò per due motivi, secondo me evidentissimi. In primo luogo, la debolezza estrema dei partiti di sinistra, noi, il PRC, SEL, è ovvio, con differenze. In secondo luogo, come effetto di ciò, tutte e tre le esperienze, arcobaleno, rivoluzione civile e Tsipras, sono state gestite utilizzando i partiti, ma contro i partiti, con più l'aggravante dell'ossessione di equiparare, come dicevo, alleanze elettorali a soggetti politici, senza simboli, senza scritta sinistra e così via. La società civile che bonifica quella politica, in realtà un ceto politico
non uguale, ma addirittura peggiore di quello politico. Basti vedere questi comitati che nascono e muoiono a scopo elettorale, per loro torna conto. Non voglio generalizzare, ma questo è il frutto di una debolezza complessiva che viene da più da 20 anni a questa parte. Noi, lo dicevo, volevamo un piano per l'europeo. Già nel 2013, l'abbiamo detto a Ferrero, fai la lista comunista, abbiamo detto di più. Al congresso del PRC, ancora prima di quello del partito della sinistra europea, siamo stati in delegazione a parlare con Tsipras e ho detto a Ferrero, visto che tu sei più bravo, parli bene, vai in televisione, sii tu il candidato unitario di tutti i comunisti. Più noi ne mettiamo come rappresentanza del partito, uno per circoscrizione. Ha detto non sono d'accordo, io non mi candido perché ci sono altri criteri. Noi abbiamo assentito a quei criteri, nonostante tutto perché abbiamo una visione unitaria, ma nel frattempo i professori Barbara Spinelli hanno scippato nel gioco delle parti un'operazione politica importantissima, vale a dire una politica avanzata con una Europa diversa, con un attivismo delle giovani generazioni e soprattutto con un progetto alternativo per l'Europa. Ma questa cosa è frantumata. E l'ultima riunione della sinistra del lavoro abbiamo proposto, un paio si ricorderanno, visto che la cosiddetta società civile dà un colpo alla rappresentanza politica e questo è un fatto negativo, andiamo insieme alla trattativa. La sinistra del lavoro, fronte embrionale di un fronte unitario appunto, doveva andare unita, ci hanno detto di no. Abbiamo in qualche modo continuato. Ma l'inasprimento è qui il punto che molti compagni hanno sottovalutato, l'inasprimento della crisi in Ucraina e il colpo di Stato fascista, nazionalista di destra, ha fatto prevalere in quell'agglomerato dei professori della lista Tsipras un rigurgito di antisovietismo, come se la Russia fosse l'URSS, si sta col popolo ucraino, si diceva, si sta col popolo della Siria e così via. Con un indistinto democraticismo, senza leggere lo scenario internazionale e l'attacco imperialista e capitalista. Oltre alle divisioni che c'erano, IRC, SER e così via. Tuttavia il PDC è stato escluso, è stato fatto fuori dalla lista e nella direzione del partito, a liste chiuse. Noi abbiamo rilanciato la linea unitaria, vi ricordate? Al sottoscritto fondato il mandato, insieme alla compagna Palermi, di andare a parlare con la Spinelli. E nel mentre veniva questo fatto politico, quasi per noi disperato, nel senso che non c'era più speranza neanche dal punto di vista formale, c'erano due posti liberi in quella lista. Insieme alla Palermi incontro Barbara Spinelli, con la possibilità reale, allora io lo voglio dire proprio perché ci aiuta a capire il contesto, di recuperare una visione unitaria. C'erano due posti, ripeto, e potevano essere utilizzati per una composizione unitaria, ma in quella riunione la Barbara Spinelli, scusandoci tra virgolette, ci disse che c'erano incompatibilità politiche, che la rottura era politica, non di posti. Questa vicenda, non svelo nessun segreto, compagni e compagni, è stata per noi la pietra dello scandalo, che ha portato dopo le elezioni europee alle dimissioni che ricordavo prima. Successivamente alla rottura, tutti i passaggi, compreso quello di tentare una presentazione autonoma del PDC, sono avvenuti con riunioni della direzione frequenti del Comitato Centrale, quasi sempre all'unanimità. Noi non ci siamo fatti arredire. Abbiamo fatto una nostra campagna per le europee, un nostro manifesto, Europa contro la guerra, per la pace e per il lavoro, sulle questioni dell'economia, e abbiamo continuato ad interloquire e continuiamo ad interloquire con la lista Tsipras che sostenevamo e noi siamo stati in qualche modo buttati fuori. E ai candidati della lista Tsipras che avevano aderito al nostro programma li abbiamo valorizzati, abbiamo in qualche modo detto loro, visto che chi ha condotto la trattativa non ha voluto i comunisti italiani, tuttavia il nostro voto ve lo volete guadagnare. Ecco la nostra posizione di forte autonomia, ma al tempo stesso unitaria, e nel solco non solo delle deliberate, delle riunioni del Comitato Centrale,
ma secondo me, lo dico con molta modestia, nel solco della migliore storia del Partito Comunista Italiano. Certo, però, questo è il rovescio della medaglia. Quella linea non è stata impeccabile nella sua gestione, tutt'altro, con sbilanciamenti da una parte e dall'altra, votare Tsipras o morte, Tsipras mai, astensione o addirittura propaganda per altri partiti. Diverse organizzazioni del partito sono state insicure, anziché rivendicare una linea seria ed una condotta unitaria, tutto è stato indebolito con prese di posizioni che non hanno aiutato. È prevalso il soggettivismo personale ed in taluni casi di organismi di partito, che denotano una permeabilità della nostra organizzazione rispetto a posizioni totalmente differenti dalla linea democraticamente espressa, in questo caso dalla riunione del Comitato Centrale. Per diversi, anche nel nostro partito il centralismo democratico va bene, ma vale solo per gli altri. Ma come ovvio, il problema non è, per così dire, disciplinare, è politico. È politico di una società competitiva, individualista, che mal sopporta il noi e fa prevalere l'io. Ma se vogliamo praticare, non solo proclamare la diversità comunista, io credo che un po' più di disciplina del partito rispetto alle decisioni assunte non basterebbe. Io penso che ognuno di noi, tutti noi, ogni compagno e ogni compagno deve avere l'ambizione di cambiare la linea del partito. Tuttavia, al tempo stesso, e qui la diversità comunista, dobbiamo accettare con umiltà i tratti caratteristici del partito stesso, altrimenti la comunità, le comunità implodono. Non possiamo negare, tuttavia, che pur mantenendo una linea unitaria, nonostante il veto anticomunista della lista Tsipras, mai come ora il PDC è stato isolato. E per la prima volta dopo 2004 una lista senza il PDC ha rieletto, ha superato il quorum. Arcobaleno, Rivoluzione Civile, che pure non hanno eletto, erano dei piani B dignitosi, perché lì dentro c'erano i comunisti e se si superava il quorum i comunisti venivano eletti. Oggi non è stato così, non avevamo, e qui il limite non organizzativo, politico del nostro partito, non avevamo il piano B, non siamo stati in grado di raccogliere le firme, non solo per le europee ma neanche per alcune elezioni regionali. Abbiamo tentato di mantenere un filo di dialogo, proprio più il nostro partito è debole, con quella cultura e con quella testa più deve aprirsi. Abbiamo tentato di mantenere un filo di dialogo con la lista Tsipras. Siamo andati il 21 di agosto insieme a Ferrero a quella allucinante assemblea nazionale della lista Tsipras, dove i partiti, non dico noi che eravamo stati esclusi un po' visto come si è stati, ma neanche gli altri sono stati fatti intervenire, neanche alla presidenza, e abbiamo scritto al PRC, a Selle, abbiamo chiesto incontri, la prossima settimana ci saranno incontri perché la nostra interlocuzione a sinistra deve andare avanti, ma la consistenza del nostro partito, compagni e compagni, non è sufficiente, ed allo stato attuale non è sufficiente a determinare modificazioni verso l'esterno, non dico di un'effimera visibilità, ma proprio di spostare i rapporti di forza sociali, politici, anche quando si compongono le liste. Ed è per questo che serve un partito più strutturato. E qui sta la necessità dell'utilità, della necessità dell'identità del partito nazionale sul versante internazionale e soprattutto la necessità sociale di un partito utile. Serve un partito più strutturato. Dicevo della necessità di rinviare le dimissioni in blocco e non di azzerare allora il gruppo dirigente, perché secondo me sarebbe stato un colpo mortale. Già le dimissioni del compagno di Liberto aprì una crisi, le capì, con conseguenze che avranno tempi lunghi. Il partito superstite si sarebbe dissolto. Si sarebbe avviata una discussione tutta interna su chi sarebbe stato il nuovo segretario, non avrebbe fatto le feste del partito che ci sono state
e dal nord al sud grandi iniziative, ottime iniziative di popolo. Ho partecipato a quasi tutte le iniziative, dibattiti di livello sulla nostra politica, sulla Costituzione, sulla sinistra, sui comunisti, sulla guerra. Ho ritrovato lo spirito delle feste dell'unità. In più, una cosa che parla all'oggi, Togliatti e Berlinguer, le iniziative, e vi ringrazio compagni e compagni di nuovo, tutte le organizzazioni del partito per queste grandi attività che sono state svolte. Nessun atto di arroganza dunque da parte mia, ma una fredda valutazione rispetto allo stato del partito, che in piena estate ha svolto quelle iniziative, ha prodotto, secondo me, un ottimo documento unitario per questa conferenza organizzativa e politica, che visto quasi tutte le strutture del partito fare iniziative, poche regioni non l'hanno fatte, e su quelle regioni penso che i nuovi organismi del partito dovranno in qualche modo mettere le mani per rinnovare tutti gli organismi e dare piena legittimità all'azione del partito stesso. Partito che ha fatto le conferenze territoriali aperte, riuscite, anche con forti elementi programmatici. L'anno orribile che abbiamo trascorso non ci ha permesso di formalizzare come volevamo una vera e propria conferenza programmatica nazionale, anche se in molte regioni che andranno al voto il nostro partito, sulla base di indicazioni generali del congresso e della dinamica successiva, ha sviluppato programmi, aperto tavoli con la sinistra e con le forze democratiche, programmi di credibilità reali, realizzabili, di utilità pubblica. Anche così si esce dall'isolamento. E il documento politico, secondo me, fa anche una sintesi delle diverse necessità politiche, programmatiche e del problema della costruzione del partito. Rispetto che al quesito brutale che allora fu fatto sulla necessità di un partito comunista, è ovvio che il documento del Comitato Centrale dà una risposta positiva, con un titolo molto impegnativo che rimanda allo scenario distruttivo dall'89 ai giorni nostri. Semplifico, mi avvio alla concludere. Fine dell'URSS, inizio della guerra, fine della guerra fredda, apertura della guerra leale. Il Papa parla di terza guerra mondiale fatta per pezzi, ma è una guerra imperialista dentro una lotta intercapitalista con una destabilizzazione mondiale, non già per la democrazia, ma per accaparrarsi le risorse. Quindi una guerra di tipo imperialistico che noi avevamo visto, contrastato, che anche a sinistra è passata questa fase senza colpo ferire, perché molti avevano già tirato un sospiro di sollievo dopo la fine dell'URSS. Fine del PC, tutti gli indicatori politici, sociali e culturali, ed in particolare le condizioni materiali delle masse, sono peggiorati. Il dato INPS è drammatico. Il 43% di giovani non ha lavoro e per la prima volta dal dopoguerra le giovani generazioni stanno peggio dei padri e dei nonni. Tuttavia è ovvio che il PDC in queste dimensioni non è sufficiente a tenere aperta la questione comunista per sempre, con rischio di esaurire la sua funzione anche dal punto di vista generazionale, senza per questo disprezzare il ruolo che secondo me è stato e tuttora storico di questo piccolo partito, di aver coltivato nelle dimensioni e nelle proporzioni attuali, cercato di praticare la migliore politica del comunismo italiano. Senza il PDC forse oggi non si parlerebbe della questione comunista. Ma ripeto, da solo il PTC non basta, ma come diciamo da più tempo, esso è a disposizione, lo diciamo da più congressi, a disposizione per un partito più grande o meno piccolo, autonomo, unitario, nessettario e subalterno, rileggendo la storia, non come nostalgia, ma come strumento di battaglia politica. La grande unità del PC
richiamavo la lotta antifascista, il terrorismo, il Cile, l'accordo programmatico, che non era il sostegno solo ad un governo monocolore per, diciamo, fermare il terrorismo. Quell'accordo programmatico ci fu la scuola pubblica, l'elevamento della scuola dell'obbligo, le unità sanitarie locali, le banche pubbliche. Finita quella fase, terremoto dell'80, involuzione dell'ADC scandali, il PCI passò all'opposizione, rottura di quell'esperienza. Ma il PCI non si chiuse, lanciò la parola d'ordine dell'alternativa democratica per la Costituzione e per il lavoro. L'84, il fascismo, l'attacco alla scala mobile, il referendum, che Enrico Berlinguer non si ricorderà, indetto nell'84, fatto nell'85, perso, ma con milioni di voti, una politica delle alleanze vaste, e quando ci si attaccava, che oltre al PCI, al DP, anche il movimento sociale era su quella linea, il PCI guardava al lavoro, non guardava la targhetta al soggetto, lì c'era una battaglia per il lavoro, ed internazionalista, una lotta internazionalista. Io mi sento di apprezzare con forza il lavoro svolto, perché noi, partito piccolo, abbiamo un prestigio internazionale e lo si deve non già ai rapporti, che pure contano, personali di questo o di quel compagno. Abbiamo una visione internazionalista e siamo, seppur piccoli, dentro un movimento più grande per la lotta per il socialismo e per il comunismo. E quella lezione internazionalista e quella critica, già dato gli atti, la sofferenza della lettura al congresso e al comitato centrale del PCI del rapporto segreto, tuttavia quella critica non fu mai una rottura. L'unità nella diversità, e oggi abbiamo visto che dopo 4 anni purtroppo quelle società crollarono, in primo luogo per loro responsabilità e la terza via, e oggi nuovi fatti parlano al mondo dell'oggi. Non si tratta di ricomporre una storia nostalgica, si tratta di ricomporre e di riconquistare una indipendenza di pensiero, indispensabile più che mai. E non è vero che la fine dell'URSS è stata uguale alla fine del socialismo e del comunismo. Semmai oggi dobbiamo verificare come paesi grandissimi, come la Cina, le nuove forme, gli stati che hanno resistito, da Cuba al Vietnam, la via cinese, le forme progressiste dell'America Latina, i comunisti del Portogallo, che hanno eletto 3 eurodeputati, Cipro, il grande partito di massa della Federazione Russa, il Partito Comunista della Russia. Ricomposizione indispensabile in Italia, che a ben guardare, secondo me, qui servirebbe uno studio, c'è una doppia anomalia che andrebbe esplorata e studiata nel profondo, che ci dice anche la cultura moderata della società, che è regredita in primo luogo sul piano culturale. Servirebbe, come si diceva e si diceva una volta, il partito educatore. Io sento una forte nostalgia dei quaderni dell'attivista, lo studio, la scuola dei quadri, la politica generale, per far capire il mondo, e attraverso il mondo capisci cosa succede sotto casa tua. Manca una forza comunista autonoma, e manca, dopo questo, manca anche un'altra forza, secondo me, l'altra anomalia, che dopo la fine dei PC e l'approdo del PD con Renzi, manca una forza socialdemocratica in Italia. La fine del PDS e poi del DS ha posto questo problema, e la battaglia tutta interna sull'articolo 18 della cosiddetta sinistra del PD, secondo me, parla a questo dramma, che anche una parte di quel mondo che vedeva nella evoluzione, che loro chiamavano evoluzione, nella fine del PC, la costituzione di un partito socialdemocratico, in realtà, se posso semplificare, si sono ritrovati una democrazia cristiana di destra. E tutto quello che si muove, per una ricomposizione comunista, che come scriviamo, e qui sta il germe del partito nuovo, deve sorgere sulla base di reali affinità dei diversi soggetti in campo, non una generica costituente che scioglierebbe quello che c'è,
tanto per cominciare il PDC. No, non è questo. Più la ricomposizione va cercata nella mobilitazione e nelle lotte della società. A questo proposito, secondo me, vanno sostenute tutte le iniziative che perseguono questo obiettivo, come l'associazione e l'appello che in questi giorni viene fatto da più parti, la personalità del lavoro, della cultura e del partito. Il nostro partito, secondo me, deve aderire in pieno a questo appello, a questa possibilità che rafforza uno degli anelli della nostra linea, i comunisti, come guardiamo con attenzione ed interesse ad una ricomposizione di una sinistra che per sua scelta non vuole essere comunista. La lista Tsipras, la Sinistra Italiana, l'Associazione Sinistra del Lavoro, che già da oggi, lo dico con una scelta unilaterale, sono e saranno nostri alleati. Un fronte di sinistra plurale e unitario, come c'è in diverse parti d'Europa e del mondo, non contrapposizione, perché il contesto unitario, nel contesto unitario si rappresentano meglio gli interessi del mondo del lavoro. Un polo di sinistra plurale, con i comunisti organizzati con il loro partito e i non comunisti, con l'ambizione di modificare i rapporti di forza politici e sociali. Quello che non è accettabile sono le forme di ricomposizione a sinistra su basi anticomuniste. Occorre l'unità nella diversità. Non è chi oggi aderisce all'associazione per il partito comunista e settario chi alla sinistra del lavoro è unitario. Sono due cose diverse, sono soggetti diversi, ma non incompatibili tra di loro nella loro cultura. E del resto, per quanto mi riguarda, non avrebbe alcun senso fare una nuova Bolognina 23 anni dopo. Noi siamo a disposizione per tutti e tre gli elementi di unità, Costituzione, sinistra e comunisti, ognuno dei quali deve avere una sua funzione e non devono avere questi livelli di unità l'ossessione elettorale, istituzionalista, ma i comunisti, proprio per salvare la Costituzione, debbono porsi l'obiettivo che oggi è rivoluzionario, di ritornare attraverso un polo autonomo della sinistra ed un partito più forte dentro le istituzioni, per prospettare una nuova alternativa democratica in Italia, perché oggi dentro questo terminale del governo Renzi e prima ancora Berlusconi c'è una fortissima questione democratica. Certo, l'antipolitica, mix Berlusconi, Grillo, Renzi, tuttavia secondo me non è l'antipolitica, è una nuova politica, tra virgolette moderna, più suadente, una nuova e peggiore politica. E quando noi contrastiamo questa visione della politica proprietaria personalistica, tuttavia non dobbiamo fare l'errore di difendere gli scandali, i privilegi della politica, perché insieme alla questione democratica ritorna una grandissima questione morale, non in termini moralistici, ma come corruzione della Repubblica, come attacco della Costituzione. Ed è in questo che noi parliamo anche al popolo italiano, sulla storia ma anche sul futuro. Certo che oggi, nell'evoluzione anche dinamica dell'informazione, servirebbe secondo noi un sistema monocamerale avanzato, ma come lo si realizza? Lo si realizza solo attraverso una legge elettorale proporzionale, senza sbarramenti, che dia più democrazia con minori costi. Il germe serve e servirà a servire. Quindi il germe che oggi è il PDC, questo seme, secondo me, deve vivere. E in questa fase, che mi auguro possa essere fruttuosa per l'obiettivo del partito più grande, il PDC deve rafforzarsi per l'obiettivo di essere a disposizione, non come un fortino asseriato che guarda a se stesso, alle sue bandierine e alle sue etichette, ma come un soggetto aperto che ha una grande storia, appunto un soggetto a disposizione per una cosa più grande. Il tesseramento del 2014 deve essere un tesseramento reale, da concludere entro l'anno,
una riflessione seria insieme ai compagni e alle compagne della Federazione Giovanile Comunista Italiana, che ringrazio. E poi il problema dell'autofinanziamento e dell'organizzazione del partito. Autofinanziamento che determina l'autonomia del partito anche politica e soprattutto oggi indispensabile come l'aria e l'acqua, perché non solo non c'è più finanziamento pubblico nel partito, ma ai partiti, ma dentro la crisi è difficile recuperare la sottoscrizione oltre la tessera al partito stesso. E qui dobbiamo studiare, secondo noi, un doppio binario. Primo, uno popolare e statutario, quello di portare a livello nazionale una quota delle entrate delle tessere. Noi l'abbiamo detto, fatto, votato, ma non è stato realizzato. Solo 3 comitati regionali hanno assolto a questo compito. Quindi un secondo livello, anch'esso iniziato, vi ringrazio, dei compagni e degli amici, chiamiamoli così, ma in termini proprio, più facoltosi, che già hanno iniziato a fare questo lavoro, ma dobbiamo farlo in maniera studiata. Allo scopo, abbiamo detto, di in qualche modo valorizzare anche il rapporto esterno del partito. Allo scopo abbiamo da tempo formalizzato un'altra cosa. Io sono stato anche giustamente criticato per i ritardi, ripensi più dalla burocrazia che dalla volontà, di costituire l'associazione, quella nostra, per la ricostruzione del Partito Comunista Italiano. È da qualche mese che questa associazione opera, quindi lì, con IBAM, conti correnti e tutto, dobbiamo finalizzare le sottoscrizioni. Tutto ciò da fare su base volontaria, ma non volontaristica, deve essere organizzata nel dettaglio, con obiettivi realizzabili e verificabili, senza un piano finanziario di accumulo minimale di soldi, ci parliamo solo addosso, facciamo delle chiacchiere, occorre al tempo stesso rivedere, questo sarà compito dei nuovi organismi, gli organismi medesimi del partito. Secondo me occorre concentrare al massimo i gruppi di lavoro nazionali, i dipartimenti, che rappresentano una parola grossa per le nostre dimensioni. Concentrare, oltre all'organizzazione e la tesoreria, pochi gruppi di lavoro, vale a dire la questione del lavoro e del sindacato, e dobbiamo andare in tempi brevi alla conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti. Il problema degli enti locali e dello Stato sociale, che secondo me dovrebbero avere una funzione unitaria, perché dentro lo Stato sociale c'è un attacco fortissimo ed esso passa in primo luogo negli enti locali, che sono stati in qualche modo, in virtù di uno Stato sociale a piramide rovesciata, fatti i gabellieri dello Stato. Poi il problema della cultura, dei saperi, della scuola e dell'università, della scuola di partito, e io voglio ringraziare il lavoro importantissimo della rivista Max Ventura. E poi c'è il problema della questione internazionale. Internazionale non solo come iniziativa politica in base alle guerre, ma con un rapporto complessivo con gli altri partiti comunisti, movimenti e con tutte le forze progressiste e internazionaliste nel mondo. Il problema dell'informazione è un problema per noi decisivo, quello di utilizzare al meglio la rete, la cosiddetta rete internet, Facebook. Noi in questo modo siamo molto in difficoltà. Io voglio ringraziare i compagni e le compagne che lavorano in maniera del tutto gratuita, come tutti noi, e volontaria per questo fatto. Tuttavia, la nostra limitata proiezione esterna non deriva, per così dire, solo rispetto ad una censura che pure c'è, ma deriva dal fatto che l'informazione avrebbe bisogno di un giornale online, avrebbe bisogno di un compagno o di una compagna a tempo pieno, almeno che abbia i rimborsi per andare nelle redazioni, nei giornali, dai gruppi politici, per fare quel lavoro di massa che serve nella costruzione del partito. E questa proiezione esterna noi la dobbiamo ricercare, e adesso avremo anche delle riunioni operative con questo, con nostri simpatizzanti, amici e professionisti esterni al partito, proprio perché vicini a noi, che sono solidali con noi, sono disposti a dare una mano. E poi i gruppi dirigenti del partito.
La segreteria, come detto, e il segretario nazionale del partito si presenteranno dimissionari al prossimo comitato centrale. C'è bisogno, per aprire una fase nuova, di dibattito vero e sincero rispetto a una fase che si deve aprire, con una proiezione unitaria in base a quello che abbiamo scritto. Prossimo comitato centrale penso che debba esserci le dimissioni, al tempo stesso la contestuale elezione del segretario, senza nessuna vacanza, perché questa sarebbe pericolosa, e poi la battaglia, le manifestazioni, le iniziative hanno bisogno di un partito che sia sul campo. Non c'è un problema di tipo personale, lo voglio dire in maniera sincera, perché tutti sanno che io non pensavo, non volevo e in qualche modo questa carica. Tuttavia voglio onorare fino in fondo l'impegno, e quindi il nostro partito deve avere tutta la piena disponibilità ad andare avanti con i nuovi organismi. E successivamente dopo, secondo me, il prossimo comitato centrale, successivo a quello delle dimissioni e a quello delle elezioni del segretario, deve in questo lasso di tempo fare una verifica seria di tutto il comitato centrale. Certo, il comitato centrale e la direzione del partito la eleggono sul congresso, tuttavia c'è la necessità di una seria verifica dal punto di vista della partecipazione dei componenti di tutti gli organismi, con l'obiettivo di ampliare l'iniziativa del partito. Dopodiché eleggeremo il tesoriere, eleggeremo la segreteria nazionale del partito. Organismi snelli che si riuniscono come previsto dallo statuto e, per la verità, ho sempre fatto per coinvolgere tutto il partito nella difficilissima opera della direzione collegiale, che dovrebbe, secondo me, deve continuare anche al di fuori degli organismi del partito. Deve continuare anche su Facebook, che spesso, al contrario, diventa un luogo devastante di dibattito distruttivo anziché di crescita del partito. Voglio infine ringraziare tutte voi, compagni e compagni, che anche nei momenti più difficili hanno e abbiamo sostenuto il partito, che questa conferenza politica ed organizzativa, sono sicuro, lo rafforzerà nella lotta difficile ma necessaria per tenere aperta la questione comunista e per costruire un partito più grande, degno della storia del Partito Comunista Italiano. Grazie al compagno Procaccini per la sua